Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alex e benvenuti nel mio canale. Oggi cercheremo di rispondere alla domanda: è meglio comprare criptovalute nuove, cosiddette nuove, o criptovalute vecchie? Con nuove che si intende quelle criptovalute che sono nate nel 2022-23, insomma alla fine del bear market e nel 2023, oppure quelle vecchie che hanno vissuto una o più bull run. Cercheremo di andare a rispondere a questa domanda con un video senza editing. Purtroppo, come ormai chi mi segue lo sa, il computer ha smesso di funzionare, si è attivata la ventola, è diventato un reattore nucleare, ha iniziato a fare tutto quello che non dovrebbe fare un computer, quindi ventola al massimo, schermo oscurato e non si è più riacceso. Ogni volta che provo a riaccenderlo si attivava la ventola e niente. Si shortava un'altra volta. Purtroppo non vale neanche la pena portarla a riparare, o meglio, ce l'ho portato e mi ha detto: guarda, non ti vale la pena, quindi niente. Sto aspettando che un nuovo computer arrivi, l'ho ordinato e vediamo se riesce ad arrivare in tempo, anzi, il prima possibile, spero. Comunque, partiamo col video, cerchiamo di rispondere, ma prima di cominciare, però, lasciate un like, un commento, condividete questo video perché ce la sto mettendo tutta per non lasciarvi senza contenuti e cercare di darvi comunque dei contenuti di qualità e che possano essere utili. Qua sotto, se volete supportarmi anche economicamente, visto che devo affrontare anche questa maledetta spesa, ho il link sponsor per BingX, che è lo sponsor del canale. È un exchange ottimo, soprattutto per il trading. Io ci sto facendo un po' di movimenti, tra l'altro ho aperto anche un canale Telegram sugli spunti di trading. Non è una sala segnale, non è niente, è semplicemente una condivisione della mia operatività. Quindi se avete modo, se avete voglia di fare questa cosa, di iscrivervi con il mio refer, io vi ringrazio perché mi supporterete anche economicamente. E a voi avrete una mystery box gratuita all'interno di BingX, che vi permetterà di fare trading con una decina di dollari in totale autonomia. Quindi se li perdete non vi preoccupate, se prendete profitto potete ritirare quei profitti. Quindi io vi ringrazio e iniziamo con questo video. Andiamo a spiegare il perché in alcuni casi è migliore, è preferibile andare a scegliere criptovalute nuove, ma in altri casi no. Allora, prendiamo le criptovalute nuove. Quali sono le criptovalute nuove? Possiamo pensare a Caspa, a Sei, tutte queste criptovalute che in questo momento stanno facendo bene. Devo dire, Elo Labs, sono tutte criptovalute che sono nate nel 2022 o comunque che hanno visto il primo lancio del token nel 2022. Queste sono criptovalute che hanno spazio, anzi qualcuna anche nel 2023, che hanno spazio di crescita ed hanno una cosa che non hanno, una cosa che invece le criptovalute di vecchia data hanno, non hanno bull market e prezzi più alti rispetto a questi pregressi e quindi ordini di persone che sono rimaste incastrate a prezzi molto molto più alti. Non hanno la famosa selling pressure, ovvero non ci sono persone pronte ad uscire dal mercato quando tornano in pari. Quindi faccio un esempio, Caspa è stato in price discovery, si dice così, quando non hanno resistenze, è stato in price discovery per praticamente tutto il 2023, fino a qualche mese fa, dove ha raggiunto il suo apice intorno ai 15 centesimi e adesso ha ritracciato intorno ai 10. Ma fino a 15 centesimi non avevamo creato nessun tetto di resistenza, che si è creata semplicemente per mancanza di ordini, oppure, visto che era molto estesa la salita di Caspa, qualcuno ha inserito degli ordini, ok? Gli ordini al ribasso, molto probabilmente, e non sono stati fillati, ok? Perché altrimenti saremmo andati ancora, ancora più in alto. Bene, detto questo è il vantaggio principale di investire in una criptovaluta nuova. Il vantaggio invece di andare ad investire su una criptovaluta vecchia è semplicemente, vecchia tra virgolette, la longevità. E parlo di altcoin, ovviamente teniamo fuori Bitcoin e Ethereum che comunque sono longevi, ma ormai sono due quasi istituzioni, sì, senza quasi, sono due brand davvero grossi, soprattutto Bitcoin. Ethereum è più quasi un'azienda. Ma Bitcoin è un'istituzione, sì, un brand di fatto riconosciuto a livello mondiale e verrà riconosciuto molto probabilmente con gli spot ETF, no? E magari dirò anche la mia sugli spot ETF su un altro video, su un prossimo video che farò molto probabilmente così senza editing. Beh, sicuramente andare a investire su una criptovaluta vecchia mette, sempre tra virgolette, mette in luce tutto quello che è la selling pressure. Faccio un esempio classico. Quante persone su Bitcoin si aspettavano i 100k e hanno comprato magari a 50, a 60, quasi a 70? Sicuramente
sperando in un Bitcoin a 100K, tantissime ragazzi, tantissime. Io compreso, quando avevo visto il downtrend, ci eravamo fermati intorno ai 45 dollari, avevamo fatto questa 2 o 3 settimane con una sorta di lateralizzazione, mi aspettavo con l'approvazione dei primi spot futures, mi aspettavo un rialzo di Bitcoin e magari di tornare a fare nuovi massimi. Si parlava di super cycle, c'era un sacco di sponsorizzazioni di questo super cycle. Io lì ho fatto i miei primi acquisti su Bitcoin sbagliando gravemente, ma avevo fatto qualche acquisto, qualche centinaia di euro, veramente pochissimo, però ho fatto qualche acquisto sperando che Bitcoin tornasse su in alto. Bene, ci sono tante persone che hanno fatto la stessa cosa con 50K, 60K, a quasi 70K e ci sono tutti questi ordini che sono pronti ad uscire dal mercato appena Bitcoin raggiunge nuovamente questi punti e questo uscire dal mercato porta nuovamente in basso il prezzo e tende a fare, a creare una resistenza proprio alla salita del prezzo. Questo è ciò che segna la differenza tra una nuova criptovaluta e una vecchia criptovaluta. Stessa cosa però al ribasso, perché creandosi questi supporti e resistenze, il prezzo è più resistente ai ribassi, ma è più resistente alle salite. Se ci pensate, la resistenza dei 20K di Bitcoin è stata rotta per una notizia molto molto importante, quella di Alameda, FTX, e è stato ripreso quasi immediatamente, tempo di 2-3 settimane dal botto, ma avevamo quasi ripreso totalmente i 20K, perché è un forte punto d'attrazione ed è stato superato da candele molto profonde, con body molto molto estesi. E questo significa che serve parecchia liquidità, parecchi soldi per andare a rompere questi supporti e resistenze, sia al rialzo che al ribasso. Altro pro delle criptovalute, diciamo, più vecchie, è quello che dietro spesso hanno una storia e se hanno superato uno o più bull market, significa che dietro hanno delle vere e proprie aziende che funzionano in modo corretto. Non è detto che questi facciano sempre all time high, ma se l'azienda funziona in modo corretto, si riesce a sviluppare, continua a sviluppare nel tempo e ancora meglio se continua a fare all time high su all time high, un po' come ha fatto Cardano, se possiamo prendo un altcoin, beh, significa che la criptovaluta sta crescendo, che il development, quindi lo sviluppo dietro il progetto che c'è, sta crescendo e si sta sviluppando. E secondo me andare ad investire in aziende longeve può darti quel grado di sicurezza che le nuove cripto non ti danno. È ovvio che nel tempo nasceranno sempre nuove tecnologie, nasceranno sempre tecnologie e progetti migliori di altri, ma come per Apple è difficile spodestare una criptovaluta che è già re, o in questo caso un'azienda, re e padrone del mercato quando portano un prodotto di qualità. Ci saranno sicuramente piccole aziende che cresceranno, che porteranno prodotti migliori di Apple, ma Apple cosa fa? Ne prende la tecnologia, le acquista e le ingloba all'interno di Apple. Ed è proprio quello che molto probabilmente faranno queste aziende molto più grandi. Cercheranno di prendere le parti migliori, di prendere spunto da altre aziende più piccole che stanno crescendo, da altre cripto che stanno crescendo, integrano la loro tecnologia e continuano a crescere nel tempo. Questo non significa che è meglio investire su una o meglio sull'altra. Secondo me bisognerebbe fare una cosa bilanciata, bisognerebbe andare a bilanciare il portafoglio anche da questo punto di vista. Spesso le micro cap sono quelle cripto meno longeve, spesso, non sempre, ma l'80% delle volte le micro cap, le low cap sono quelle nuove, meno longeve, dove è possibile, soprattutto all'inizio, vicino al periodo del lancio o in periodi dove c'è magari hype, andare a fare moltiplicatori importanti per poi, secondo me, perlomeno questa è la mia strategia, andare a mettere il capitale più in sicurezza, stiamo parlando sempre di cripto, ma più in sicurezza su quelle aziende che hanno una storia di longevità. Classico esempio che ho fatto con Elo Labs e Router Protocol. Router Protocol è un'azienda nata nel 2020 in realtà, quindi non proprio recentissima, ma comunque più recente di QNT. È una microcap, è cresciuta, ho preso quel capitale che avevo investito, che ha fatto dei buoni moltiplicatori e l'ho riportato su QNT. Da qui QNT ha fatto il suo 30-40% e benissimo, ho portato a casa parecchio. Stessa cosa su Elo Labs, ha fatto il suo per 3, per 3,5, per 4, benissimo. Azienda nuova, non longeva, ma con tanto hype.
Quindi abbiamo fatto un per 3, 3,5, bene portato su Gala. Gala ha fatto il suo più 50, più 60% e anche qui ho continuato ad incrementare la posizione. Cosa dire? Non c'è una scelta corretta, dipende dalla situazione, situazionalità, mettiamolo così. Questi però sono alcuni vantaggi e alcuni svantaggi di investire in cripto nuove e in cripto vecchie. Noi ci vediamo nel prossimo video. Con un nuovo contenuto, speriamo che il prima possibile arrivi il computer e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!